Cultura. Il presidente Eugenio Giani ha svolto in aula una comunicazione sullo stato di crisi economica finanziaria della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Festa della donna, premiate 8 storie di donne, un riconoscimento speciale alle donne iraniane. Focus sul Maggio Musicale Fiorentino attraverso la comunicazione della Giunta regionale sullo stato di crisi economica finanziaria della Fondazione. Accanto alla qualità del Maggio e alla programmazione di livello è venuta in evidenza la situazione del comportamento del sovrintendente Pereira, già oggetto di 2 procedimenti, il primo avviso di garanzia per le spese di rappresentanza e il secondo per i 40 milioni di euro per il ripiano del debito consolidato. Io ritengo che il Consiglio del Maggio abbia corrisposto a quello che il Ministro chiedeva, ovvero una rapida possibilità di sostituire nel ruolo di sovrintendente Pereira. E questo il Consiglio ieri l'ha fatto, deliberando all'unanimità su un nome di qualità, di assoluto rigore, di grande competenza, ma anche di grande attenzione ai conti di un'istituzione come il Maggio, come Cutaia. Io penso che sia quasi naturale che debba essere nominato sovrintendente. Passare da un percorso commissariale, a mio giudizio, non sarebbe giusto, non sarebbe corretto per un'istituzione così prestigiosa, che sì, può aver avuto momenti di crisi, ma è un'istituzione che sta portando delle realizzazioni di opera lirica che sono, diciamo, di richiamo nel mondo. Il Maggio sta manifestando un profilo che è davvero un profilo di straordinaria eccellenza, e quindi io lascerei, fossi il Ministro, percorrere con Cutaia quello che è una gestione ordinaria che si rinnova nella continuità con quello che è il grande prestigio che per la musica lirica sta portando il Maggio. Oggi la situazione del Maggio Musicale è drammatica, ma non è drammatica da 5 giorni. È drammatica perché è figlia di una gestione disastrosa che si è avvicendata negli ultimi 15 anni. Dalla sovrintendente Colombo, passando per Francesco Bianchi, salvo il periodo di Chiarò, che evidentemente non era abbastanza spalleggiato alla politica per meritare il Maggio Musicale, tanto che dopo di lui il sindaco Nardella, che è il presidente della Fondazione del Maggio Musicale, ha voluto portare a Firenze Pereira. Pereira è un fuoriclasse del mondo della Fondazione Lirico-Sinfonica, ma i fuoriclasse costano. I fuoriclasse costano, e quando arrivano a fine carriera a gestire un teatro che probabilmente per lui è un teatro di serie B, abituato a Salisburgo, a Milano, evidentemente lo si fa anche con la leggerezza che poi ti porta a pagare il salmone con la carta di credito del Maggio Musicale. Quindi una gestione scellerata che è frutto però non di una roba che inizia ieri, ma di una roba che inizia 15 anni fa, quando prima il Giglio Magico di Renzi utilizzava il Maggio per lanciare i rampolli manageriali, stile appunto Francesca Colombo, che ci ricordiamo soltanto aver tentato di aumentarsi lo stipendio e non per aver gestito il teatro. Oggi su questo non ascoltiamo mezza parola da parte del Partito Democratico. Un premio a 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco a questo un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la Festa della Donna 2023. La cerimonia si è svolta nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove il presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Antonio Mazzeo ha salutato le premiate e i tanti partecipanti, sottolineando come tante presenze sono il segno più bello dell'importanza di questa giornata. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba
che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. E poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'Ufficio di Presidenza. 8 marzo il Consiglio regionale della Toscana, Ufficio di Presidenza, Commissione Pari Opportunità premia le 8 esperienze della Toscana che si sono distinte in tanti settori, dallo sport all'arte, alla cultura, all'imprenditoria, 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione, un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà. E tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia, ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. Ecco, la Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo, e dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni, per dare messaggi importanti come quello di oggi. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne, e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative, e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi, proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Di fronte e assieme a questo però dobbiamo ricordarci anche delle donne che in questo momento in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti. Pensiamo alle donne iraniane in particolare, che quest'oggi verranno premiate, e anche alle donne afghane, perché ci dobbiamo ricordare che ancora di diritti ne dobbiamo conquistare, ma quelli conquistati devono essere continuamente tenuti con le unghie e con i denti. Lo abbiamo visto appunto, quello che succede in Iran continuamente contro le donne è veramente una violenza continua. La scelta del premio dunque è andata alle 8 storie di donne orgoglio della Toscana, dimostratesi eccellenze in vari campi per merito, talento e passione. È un grande piacere e un onore essere qui oggi con donne di talento e coraggiose tutte insieme in Toscana. Io mi sento onorata di essere toscana e di poter fare il lavoro che ho sempre amato. Penso che essere una donna sia una cosa importante e
è qualcosa che può dare un'opportunità in più. Quando si parla di donne si parla di un modo diverso, no, di ragionare. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le 2 stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa, quando sono diventata direttore, che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto, perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti, e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. Vorrei rivolgere un pensiero ai giovani, ma in questa giornata particolare alle ragazze. Io ho studiato matematica, ho voluto fin da piccina studiare matematica e fare ricerca, e ho potuto farla grazie anche alla Scuola Normale di Pisa, e ho intrapreso una carriera accademica internazionale. E vi vorrei incoraggiare a studiare matematica, a studiare le materie scientifiche, a avere il sogno di fare una carriera accademica, perché questo è possibile, lo dimostra la mia esperienza, e vi posso anche dire è pure conciliabile con la famiglia. Ci vuole naturalmente impegno, determinazione, volontà, anche un po' di fortuna, io direi molto sacrificio, ma soprattutto ci vuole anche umiltà, riconoscenza e rimanere fedeli a se stessi. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. È bellissimo essere qua oggi, anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande, e quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questo ha avuto, l'interesse delle persone verso il nostro lavoro, e proprio per questo oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione, perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe, perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori.